Ferragna non la conoscevo, nel senso che in quegli anni io non avevo ancora la macchina, non avevo ancora preso la patente, per cui i miei viaggi nella Val Morbida erano proprio veramente stati pochissimi. Ero stato ad Altare perché c'era un mio amico che abitava ad Altare, quindi ero andato ad Altare per la festa del paese, però poi in pratica ci ero passato qualche volta con l'autobus o col treno, ma non avevo un'idea esatta di quello che poteva essere la Val Morbida e più precisamente la Ferragna, che tra l'altro è in una zona un po' defilata rispetto alle strade di maggior comunicazione. Quando sono arrivato là mi sono trovato davanti effettivamente a una città, perché era estremamente grande per quello che potevo essere io. La mattina quando si entrava c'era una marea di persone, mi pare che fossimo circa 4.000 persone quegli anni, per cui entrava un paese intero, entrava dentro questa comunità. E mi sono trovato comunque da subito abbastanza bene, perché i componenti del laboratorio, che a quei tempi là era un piccolo laboratorio che era formato, ed era situato al centro della fabbrica, così come si vede adesso, però dato che mancavano quello che sarebbe, che era il mio capo, aveva chiesto dei laboratori per sé, che fossero in una qualità diversa da quelli da cui era partito lui come laboratorio, quindi ci avevano messo provvisoriamente in attesa che venisse edificato quello che poi sarebbe stato chiamato LER o LRF. Negli scantinati al di sotto della biblioteca di Ferragna. Quindi noi praticamente le mie prime giornate sono passate completamente al buio, a parte che il nostro lavoro era quello di stare quasi sempre al buio, perché la luce del sole era da evitarsi praticamente sempre. E quindi il primo impatto è stato quello di vivere dentro una specie di cantina. Per i primi 2 o 3 anni praticamente siamo vissuti in questo specie di scantinato. Ci sentivamo sicuramente al di sopra della media di quelli che lavoravano nella Val Morbida per quanto riguarda la difficoltà dei materiali che facevamo noi, perché prevedeva appunto la scelta dei prodotti chimici che erano notevoli, la produzione di emulsioni sensibili alla luce, che già richiedevano una conoscenza di alto livello. Poi dovevamo conoscere i prodotti chimici, la cui maggior parte erano nuovi, magari brevettati da noi, per cui avevamo dei prodotti chimici che non esistevano e noi avremmo dovuto inventarceli, trovarli nuovi, metterli tutti insieme, farli lavorare, poi avere alla fine un risultato che si comparasse alla concorrenza, che tra l'altro molto, diciamo, parliamo solo della Kodak, che aveva, non mi ricordo quante migliaia di dipendenti avesse a quegli anni, ma parliamo di 50-60 mila dipendenti, forse anche di più, per cui noi eravamo dei piccolini, proprio piccolissimi, per cui riuscire a fare un qualcosa che si potesse anche avvicinare a quello che facevano gli altri, noi sembrava di aver fatto chissà cosa, insomma. Quando sono entrato io aveva più di 4.000 dipendenti, in cui un buon 50% erano donne, per cui diventa facile far conoscenza, perché erano quasi tutte donne giovani, perché arrivate a un certo punto poi ovviamente le donne tendevano a sposarsi e poi andarsene a casa, almeno quegli anni là, per cui mediamente erano tutte donne giovani, e per cui trovarsi mescolati uomini e donne dentro ovviamente era abbastanza facile fare amicizia e poi in qualche maniera andare a far sì che il rapporto si concludesse anche col matrimonio. È difficile, come detto prima, soprattutto per settori così specialistici, come per esempio, banale, ci portiamo sull'esempio del panda che mangia i bambù. Il giorno che i bambù non ci sono più, il panda non sa cosa mangiare. Che noi facciamo fare benissimo le emulsioni, certi tipi di prodotti chimici specializzati per quel tipo di prodotto, mette male poi spostarti completamente in un'altra zona, anche se avremmo avuto probabilmente delle maestranze, no? E in grado di spostarsi, però non è una cosa facilissima, perché se tu fai tutti i giorni quel lavoro ti riesce bene,
mette male spostarti e farne un altro, ecco, quello che vorrei dire io. E per i giovani che sono arrivati, per me si sono trovati in una situazione un po' ballata, perché c'hai chi comanda che ormai è vecchio, che si è già fatto le ossa, nel senso che si è messo da parte magari tutto quello che gli si poteva servire per la vecchiaia, e quindi gliene frega anche un po' del futuro, tra virgolette, nel senso che no, gli importa relativamente il futuro, anche se ovviamente non è molto corretto. E i giovani che invece sono entrati, perché io ne ho conosciuti parecchi giovani, lavoravano con me, che sono entrati con molte speranze, perché negli anni 80 effettivamente la cosa era, cioè nessuno pensava che se la fabbrica finisse dopo 15 anni, per cui sono entrati con molte speranze, marito e moglie che avevano anche figli, proprio contentissimi di essere entrati, anzi c'erano molte persone che volevano entrare a Ferragni a quegli anni là, perché sembrava una fabbrica che potesse durare all'infinito, però purtroppo la tecnologia è fatta così.